Lo sportello del cittadino è a Taranto, al quartiere Tamburi, proprio alle spalle della chiesa San Francesco de Gironimo. Ecco, chiediamo proprio ai cittadini come si vive a Taranto, cioè se avessero dinanzi a sé il sindaco, come si vive a Taranto e al quartiere Tamburi in particolare? È una cosa proprio tutto sporco qua. Io sinceramente direi al sindaco, ma quelli che stanno all'Agnum dove stanno? Almeno perché io vedo gente per pulire un po', perché guardate, sinceramente noi quando andiamo nelle altre zone si vede la differenza. Si vede la differenza quando usciamo fuori. Anche nell'aria poi, non parliamo l'aria poi. La mattina se andate giù all'azienda si muore proprio. Ma il sindaco c'è a Taranto? No, non c'è il sindaco non c'è, sta sempre in ferie. Il sindaco non c'è mai, mai. Devi mettere anche un po' di pulizia quando fanno i cani bisogni loro, di stare poi attenti come stanno le altre città. Ecco, ma il sindaco è mai venuto da queste parti? No, no, mai. È invisibile? Non c'è proprio. Scarafaggi, topi, qui non... Che lì veramente... Parlava delle case parcheggio, la signora non vuole avvicinare, si avvicina, vabbè, vabbè. No, no, lì sinceramente... Siamo meglio alle case parcheggio di stare proprio in una via decente, siamo meglio là che ci discriminano. Ma qual è stato il miglior sindaco di Taranto che voi abbiate conosciuto? Come si chiama? Cito, Giancarlo Cito, sinceramente. Pulita. Un po' di pulizia stava confronto a quelle che sta adesso. Che dire, sindaco? Si vuole svegliare o no? Gli regaliamo una sveglia o gli diamo un bel secchio d'acqua addosso? Sì. Qualcosa farei io al sindaco. Sta dormendo un po' che sta dormendo un po'. Beh, sindaco, si svegli.